Nel 2006 sì, è stata una stagione difficile, perché dopo aver vinto un po' di campionati di fila, e nel 2006 ho cominciato ad avere un po' di problemi fin dall'inizio della stagione. Quindi sono arrivato a Mugello con molto svantaggio, con meno 43, che già è quasi finita, diciamo. Però sai, la stagione è lunga, quindi ci provi. Quell'anno abbiamo fatto delle battaglie con Capirossi che sono state veramente all'ultimo sangue, perché io sulla Yamaha con le Michelin e lui sulla Ducati con le Bridgestone, alla fine se facevi una linea e facevi un calcolo, il numero veniva lo stesso. Quindi ce la siamo giocata proprio all'ultimo sangue, sia lì che a Sepang. Mi ricordo che abbiamo fatto due o tre lotte molto belle. Mugello 2006 me la ricordo bene, perché l'ultimo giro non me lo ricordo, nel senso che siamo arrivati appaiati alla prima frenata e poi non lo so cosa è successo, cioè l'ho dovuto riguardare dopo, perché è stato talmente tosto la lotta all'ultimo sangue che non devo avere più respirato, e quindi sono arrivato sul traguardo davanti, però non ho capito bene come ho fatto e quindi era stata una grande emozione. Poi sul podio con Capirossi era stato bello, perché comunque eravamo molto avversari, ma avevamo anche un buon rapporto.